Eccoci qua, benvenuti alla capanna dello zio Tom. Questa nuova puntata, e come ospiti oggi abbiamo i D.O.D. grandissimi. Hola. Eccoli a voi. Ciao ciao. D.O.D. e abbiamo Luca Fox che oggi ci presenta i D.O.D. e ce li ha portati qua. Luca, Dawn of the Dogs. Ma quindi questo gruppo che hai portato è in grado di suonare in acustico? Loro sono gli ultimi rocker resistenti qua. Questo lo sapevo. La vostra zona sono i più fighi. Esatto, esatto, sono famosissimi. Quindi, assolutamente. 50 euro spesi bene. Oggi li abbiamo coinvolti e abbiamo chiesto loro di mettersi in gioco e vedere se... se sono in grado, oltre che a suonare su dei palchi, tirare giù i muri, sono in grado anche di farci un acustico in questo ambiente un po' più intimo che la capanna dello zio Tom. Con che brano, Emi, lasciate la parola. Diciamo con The Pub, diciamo sarà il nostro singolo d'esordio sul grande pubblico. Proviamolo in acustico perché, come diceva Fox, siamo una band prettamente hard rock, è la prima esperienza acustica e... ma che va bene, tutto improvvisato e speriamo che va bene. Tutto alla bene, grande. Ragazzi, grandi. Hola. Spazio a voi. Blood.
Bravi, 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 bravi. E questo era quindi il primo brano che ci avete suonato, The Pub. The Pub. The Pub. Sì. Ma da quanti anni è che esistono i D.O.D.? I D.O.D. tornati molti anni fa. Tanti anni fa. Signor sì. Conte. Quasi una decina. Poi ci siamo persi, ci siamo ritrovati. Comunque le domande sui testi fuori al singer. Ma i testi, lui che li scrive. I testi io francamente non me li sono studiati, quindi io neanche, capisco tu. Sentito. Abbiamo cominciato con The Pub. The Pub è una serata, un pub. Io mi sono immaginato una serata, un mio pub che avevo quando lavoravo in Spagna. E insomma un disastro. Un disastro tra tutto quello che può succedere in una serata un po' alcolica, diciamo, in un pub. Ma non capolavoro. Certo, certo. Un classico del rock. Yeah. Beh, allora andiamo, cavalchiamo l'onda, questa bell'onda, e andiamo subito a sentire il secondo pezzo omonimo dei D.O.D., che sta per D.O.D., diciamolo a tutti. Down of the Dogs. Sembrano cattivi e forse lo sono anche un po', ma ci piacciono così. D.O.D. Bravi,
ragazzi. E non mi sono neanche impegnato. Grazie mille. E questo era quindi il brano vostro omonimo. Quindi voi, i vostri sono tutti brani inediti. E da dove nascono un pochettino l'ispirazione per i brani che fate? Dopo l'aperitivo in genere, comunque. L'aperitivo ricco, immagino. Yeah. Ma voi di Oditi dove siete? Allora, siamo tutti nella zona di Roma, comunque Milano, Interland milanese. Io sono di Lainate, Lainate Beach, la zona mare. Dawn of the Dog, come mai avete scelto questo nome? Ma sinceramente il nome l'ha dato il nostro ex batterista, che era un cofondatore. Una mattina eravamo da soli e lui, un po' in gaina, c'erano solo due cani, io e lui. E lui guarda, oh, l'era dei cani. Un bel nome per una band. L'alba. Beh, l'alba, beh, erano le 4, così faccio bel nome per una band. E abbiamo lasciato quel nome là. Per cui è rimasto quello. È rimasto quello. È rimasto figo. L'alba dei cani. Ma voi a chi vi ispirate veramente? Cioè, avete dei miti che seguite, che idolatrate? dipende dalle stanze della casa. L'hard rock in generale, diciamo, l'hard rock. L'etichette da quanti anni che esistete? Cioè, noi quattro... Dove nasce la vostra voglia di fare musica, di spaccare il culo a quello che è adesso il movimento, che insomma è in crisi musicale, e voi invece sempre duri su questa cosa, cioè quello, penso, che quello che fate ci penso credete, sia insomma. Innato quello, penso sia innato nel contesto italiano, quello è una voglia innata di portare un po' di hard rock. Vabbè, come però si deve, di... fatto bene. Voi i brani li fate comunque in inglese, vuol dire che... Sì, in inglese, sì, sempre in inglese. Ma perché non gli italiani italiano. Non lo capiscono almeno, capito? So poco l'italiano e l'italiano con tanti congiuntivi, allora in inglese posso un attimo spazzarli via. No, diciamo, le etichette non ci piacciono in genere, nel senso che arriviamo da culture musicali similari, Guns N' Roses, piuttosto che Zeppelin, Pantera, Van Halen, numero uno. Però comunque non è che se ci va di fare reggae, un pezzo che ha un'atmosfera reggae, facciamo un reggae stile D.O.D. Ci va di fare un blues, è un blues stile D.O.D. Ovviamente poi voi avete il vostro stile. Abbiamo il nostro sound, la nostra sound. Però non è che facciamo parte dell'hard rock piuttosto che del metal, piuttosto che del... Come appunto... Cioè, suoniamo ciò che ci piace e lo facciamo nostro, in genere. Cioè, credo che sia così anche okay, per voi. Appunto, vabbè, diceva allora la mi fermo un attimo prima. Visto che vi piace comunque suonare, mi sembra che siete una band da sala prove che nasce per la passione di suonare e fare quindi qualsiasi genere. Andrei direttamente a Kinga Emotion, giusto? È il nostro strappamutandine, diciamo. Lo il nostro strappamutandine, ma cosa vuol dire Kinga Emotion? Pensavo fosse un errore. Kinga Emotion è l'emozione di Kinga. Ok. E Kinga è una ragazza finlandese che conobbi tanti anni fa e aveva tante emozioni. Allora la salutiamo, che magari ci puoi vedere su YouTube. È morta. Cioè, è una canzone. È morta. In onda. È morta. È una canzone triste. Come fai se è morta? Poi da tanto che non la sento. Da tanto che non la sento. Come on, it's time to shine on me.
you right the time to try, cry, shine, time to follow me. And this is the last time to cry, this is the last time to pray, this is the last time to take my vision astray. I give you the last chance to cry, I give you the last chance to pray, I give you the last chance to take my vision. Use my vision to save. What you want to be? A flag beside the wind, or the painters of our dreams? Cause out of the darkness, back to the rehab, find and release. Oh, we lost without our hopes. Come on, it's time to follow me. Grazie mille a tutti noi soprattutto. Ma allora ragazzi, io vi voglio invece fare questa domanda, adesso che siamo tutti fermi col lockdown, che è da un po' che non si torna a suonare, qual è il vostro desiderio? Cos'è che vi manca di più in questa situazione? La Bex è 1,90 al gigante. No, comunque manca tantissimo anche a tutti i nostri colleghi, chiamiamoli così, in giro. È veramente bruttissimo.
l'avere contatto col pubblico, non poter far vedere la nostra pseudo arte in giro che sembra che sia apprezzata, è veramente fastidioso. I pezzi sono veramente belli, a me piace questa versione, è bellissima, anche quello di prima. Tieni presente che è la prima volta che li facciamo così, infatti qualche nota mi sa che lo pure cannato. Sono dettagli. Bellissima questa cosa, e allora andrei subito, andiamo sul prossimo brano. Che è DJ Leave the Stage, Down of the Dog. Down of the Dog, D.O.D. Ci suoneranno una versione acustica di DJ per noi della Capanna dello Zotto. Vai. Go!
there's no hate in this song. Do you know it's just a little advice? Peace and love, not to the DJ. Bella atmosfera, ragazzi, veramente, complimenti ancora. Bene, allora intanto volevo salutare chi ci sta guardando su Onda Novara TV. Ciao a tutti, ragazzi, che già ci ha mandato qualche messaggio di apprezzamento, quindi ci continuano a incentivare ad andare avanti, andate avanti così, e noi andiamo avanti oggi con i DOD, domani altri gruppi. E comunque un invito, una novità è quella di comunque ricoinvolgere, ve lo dico anche a voi Emil, te lo dico a te direttamente, se vuoi per la prossima volta, un'altra volta, proporre una band di tuo gradimento, sempre di inediti, io sono ben, ben felice di accoglierla qui a casa mia. Ce l'ho già in mente, i Fly Machine, adesso cambieranno il cantante, te li porto. Me già fatto. Se ne è un'altra, benissimo, così allarghiamo il seme. Lo scrivi postumi. Anch'io mi pare. Riconosci? Sì, esatto. Quindi a questo punto io andrei su un prossimo brano ed emozioniamoci un po', visto che le tribute band ci emozionano così così. Preferiamo sicuramente band che fanno brani loro con coraggio e con passione. Merci. Prego. Dio di. In the field there's a door. You need no keys, need no wars. On the top, a bloody frame. Come on inside, into my brain. Take the stone, take it with you. It's the only thing you never lose. Now you're stuck in the maze. Welcome inside, into my brain. Brain. Oh, you will never leave. Ha ha. Welcome inside, into my forehead. Welcome inside. Welcome inside, you will live anymore. It was your choice, you said I won't help. Now you're stuck, almost dead. Hanging around, almost insane. Welcome inside, into my brain.
grazie. Grazie, grazie a tutti. Allora, siamo, il tempo stringe, siamo un po' limitati perché sennò potremmo andare anche più avanti, ma vi devo salutare, quindi vi propongo, intanto vi, allora, prima di tutto vi ringrazio. Grazie, grazie a te, Tommy. Grazie a te, a voi e a tutti quelli che ci seguono. Visto che ormai non ci si vede più tanto in giro, è difficile, queste sono anche occasioni per stare un po' insieme e goderci un po' di sound. Grazie per sto live. Per me è un piacere, guarda, stare qui a ascoltarvi. Altrettanto, altrettanto. Quindi vi saluto e allora ci auguriamo magari per una prossima volta magari di venire ancora magari con un qualche progetto, un album, un video. Io vi auguro anche di fare, grazie mille, di concretizzare anche qualcosa nel futuro, concerti non si sa. E quindi a questo punto, ringraziando anche Luca Fox, ringraziando l'Alessandra, grazie, e noi, ma non si vede, e noi ringraziamo te per l'opportunità. Grazie, grazie mille, grazie, 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 tenete, la, grazie, teneteci aggiornati per eventuali live in calendario, insomma. Tu il numero di mia moglie ce l'hai, no? Anche quando suoneranno delle altre band che ritenete valide, anche per quelle, gentilissimo, come Dio dice, reciproco. L'ultimo, ragazzi, brano si intitola, ci salutiamo, The Grudge. Seguiteci su Onda Novara, mi raccomando, TV e anche su YouTube, mi raccomando, ciao a tutti. Donald the Dog, con l'elettrica esce meglio, eh?
you feel like dying? Do you think I'll let you go? Grazie mille a tutti.